fischio del direttore di gara, parte Peruzzi, Daniel Peruzzi, 1-1, Futsal Bisceglie, la regola del gol dell'ex viene rispettata. 19:47, fischio del direttore di gara, tiro di Peruzzi, Daniel Peruzzi, 5-1, e arriva la doppietta anche del numero 4, Lucchi, Benvenuti e Martina dire no all'attaccante di Sestu. Peruzzi, non lo potevano fare più. Peruzzi, punta di Peruzzi che sfiora il palo. Peruzzi, dentro di Peruzzi. Oh, non trova la porta. Peruzzi, piacere a Peruzzi. Peruzzi, libera dentro Peruzzi, gol! Daniel Peruzzi riesce a vincere la sfida con Martino. Dopo il numero di tentativi, l'attaccante di Sestu riesce a trovare l'angolino basso e a portare il Sestu sul 3-2. Da Sharnowski, ancora Peruzzi, si incuria centralmente e c'è una botta violentissima che si trasforma in gol per il mette a segno la personale doppietta e piazza il primo tentativo di allungo dei suoi, sarà e quello decisivo prima dell'intervallo e ancora con gol pure nel finale. Si comincia con il poker personale di Daniel.
rotondo, Peruzzi a sinistra, Peruzzi, il gol del Verona. La transizione di Rotondo, il servizio per Peruzzi, posizione molto molto angolata, poi mezzo esterno destro, mette il pallone là. Che manda le spade negli spogliatoi sul punteggio di 3-1. Peruzzi protagonista anche in avvio di ripresa, nel quarto minuto di gioco, prima trasforma il 4-1 dopo una triangolazione con Cantieri, poi il quinto gol con un gran bel diagonale di destro imparabile. Dall'under con una punta di sinistra dopo azione di calcio d'angolo, e al sedicesimo ancora Peruzzi a siglare il suo quarto gol personale, settimo stagionale. Girata che colpisce da tanto da Papa, che però viene chiuso da Menina. Adesso c'è il contropiede con il numero 11, Federini, si blocca, si arresta il numero, il passaggio in mezzo è di 3-0. Mancava l'appello Peruzzi, ma che giocata ha fatto il numero 11 di Milano. Pazzesco il numero di tacco da parte di Luca Federini, capitano della squadra milanese, un ottimo assist per poco. Peruzzi qui in uno contro uno si porta la palla sul destro, cannonata che vale il 2-1, colpo balistico di per
trovare uno spazio, la palla larga per Peruzzi, il bolide vincente all'incrocio dei pali per la rete del 3-2, veramente. Tutto può succedere, però noi ci proveremo. Per quanto riguarda così la condizione di Ercolessi, che abbiamo visto appunto quest'oggi in stampelle con qualche problema alla caviglia, sì, ci sono tanti dubbi, cercheremo di portare questo infortunio a un esito positivo, ma sinceramente in questo momento non possiamo fare programma, dobbiamo aspettare. Ora Pereira, Rueda cerca ma non trova Pereira, contropiede di Peruzzi che si finalizza al meglio. E al minuto numero 11:11 Peruzzi mette a segno la rete del 14 per Alberto Tortora. Negli ultimi minuti ancora occasioni per l'Avis Borussia che cerca il palo con l'ultimo. Le occasioni targate Borussia non finiscono. Peruzzi con la palla di poco fuori e campo, cerca l'incontro dei palli al sedicesimo tocca il minuto. Terza occasione con la Dor dell'Ave, si servito il rischio di sollevare in tutti il messaggio con il 3-0. Alberto Tortora, il Policoro dovrà andare a giocare in casa del Sala Marcianis e quindi questi 5 punti di... qualche minuto dell'asso carioca centrale da traversa, mister Swing. We'll be right back.
ancora pericolosi, prima con Stigliano, poi con Peruzzi con punizione. I Sipontini ci provano in contrasto. Passa un minuto e poi il coro si regala il potenziale. Sesto che risultato si sblocca, Peruzzi ruba palla e sigla la prima rete targata Avis. Go!
prossimo.